Il Green, il gruppo dei redattori iconografici nazionale, nasce nel 2004 e uno degli obiettivi che si pone è la valorizzazione della fotografia. Dal premio Amilcare Ponchielli, dedicato al primo fotoeditor italiano, alle mille iniziative che si sono moltiplicate dal 2004 ad oggi. Ora nasce una nuova rubrica, anzi una serie di rubriche, una serie di video intervista con la regia di Raul Iacometti. Sono interviste ai librai, ai galleristi, agli operatori del settore che si occupano appunto di valorizzare la fotografia. Saranno interviste a Milano, a Napoli come a Roma, a Palermo come in Europa. Saranno delle interviste a dei personaggi noti e non, ma che comunque sono accomunati da un'unica passione che è la fotografia. Lab 1930 è una galleria, una piccola galleria deliziosa all'interno dell'edificio di Via Mantova 21 a Milano. L'ha fondato Elena Carotti, con cui siamo qui davanti tra l'altro alla bellissima mostra in corso dedicata ad Alessandra Calò, dal titolo Les Inconnus. La mia prima domanda a Elena è: quando ha fondato questa galleria e con che intento? Ok, allora la galleria l'ho fondata nel 2022 e ovviamente era un progetto che avevo già in testa già da diversi anni. Io mi sono sempre occupata di editoria. Sicuramente il Covid, come a molti di noi, ha fatto un po' rimettere un po' insieme le idee, le cose su quello che veramente avevamo voglia di fare, e quindi da lì ho deciso, mi sono buttata in questa avventura. Io vengo dall'arte contemporanea, mi sono sempre occupata di arte contemporanea con le case editrici per le quali ho lavorato per 20 anni, e quindi diciamo era l'idea era di continuare a fare qualcosa sull'arte contemporanea, in particolare la fotografia, che è stata poi una passione anche negli ultimi anni, ma anche perché trovo che sia molto interessante in questo momento. Comunque la fotografia è qualcosa che vuoi coi telefonini, insomma comunque siamo bombardati di foto, è qualcosa che ci coinvolge in maniera particolare, e quindi mi sembrava interessante rivolgermi, proprio specializzarmi su questa cosa. Ma come quindi scegli i tuoi artisti o direi più le tue artiste, sì, anche se ci sono presentazioni, certo, di libri, altre attività in galleria. Sì, certo. Diciamo che principalmente sono artiste, ma non per una questione di genere, ecco. Comunque mi rendo conto che non so, ho una propensione esatto verso i lavori femminili, e infatti anche adesso che stavo facendo un po' di scouting per il prossimo anno mi rendo conto che casco sempre sulle donne. Poi appunto, venendo dall'editoria, per me i libri sono molto importanti, per cui il mio progetto era, date anche le dimensioni della galleria che sono proprio piccoline, la mia idea era quella di comunque di presentare in galleria una parte del lavoro e poi la serie completa mostrarla su dei libri, insomma, quindi su dei piccoli cataloghi anche fatti appositamente, cosa che per il primo anno ho fatto. Poi adesso che sono entrata nel mio secondo anno di attività, il desiderio è quello di avere, di coinvolgere anche delle case editrici, perché chiaramente, certo, comunque un minimo di distribuzione, anche una casa editrice, anche se piccola, indipendente, ma comunque riesce ad averla e sicuramente riesce a fare un lavoro migliore del mio, perché sennò mi dovrei andare a pescare le librerie e andare a, così col mio libro, a proporlo. Quindi questa è un po' la nuova tendenza di quest'anno. Quest'anno. Sì. E
senti, mi dici, mi descrivi in due parole questa mostra, ripeto, Les Ans Connus di Alessandra Collò, e fin quando verrà allestita in galleria? Allora, la mostra rimane fino al 23 di marzo, quindi è sabato prossimo. È un lavoro del 2018 di Alessandra Collò, ispirato a Constance Fox Talbot e Anna Atkins, pioniere quindi della fotografia a metà dell'Ottocento. È un lavoro che viene realizzato in assolute condizioni domestiche. Lei proprio voleva ricreare come queste due signore lavoravano, e chiaramente, secondo me, la parte anche interessante di questo lavoro è che digitale e analogico e antiche tecniche di stampa naturalmente sono, cioè c'è una commistione, diciamo, di tutto, quindi non è semplicemente il calarsi nell'Ottocento e realizzare un lavoro, ma come una fotografa, un artista contemporanea, quindi che lavora col digitale, poi si interfaccia con questi antichi procedimenti. Quindi in particolare poi queste sono tre lastre di cristallo impressionate, diciamo, ai sali d'argento, e poi sovrapposte e retroilluminate. Le foto di queste signore sconosciute sono state trovate nei mercatini di Alessandra, insomma, quando magari trovava qualche cosa che la chiamava, appunto le ha prese, le ha acquistate. Dopo appunto magari c'è un fiore, ci può essere una tappezzeria, poi dopo ovviamente si interviene lei. È un lavoro molto sofisticato, ma Elena, quello che a me interessa sapere, e anche a chi vedrà questo video, è: tu conosci molto bene appunto l'arte contemporanea, e conosci bene il mercato dell'editoria e il mercato dei libri, sì. Quindi conosci, diciamo, un po' la realtà italiana. Quanto riesci a promuovere la fotografia italiana a cui ti dedichi con questa, certo, galleria sul mercato estero? Ma io ho trovato molto, che c'è molto interesse. La mia prima fiera è stata ad Amsterdam, è stata Ansin, che quindi è stata una fiera molto importante. E quindi ero anche ovviamente molto orgogliosa di partecipare. Avevo portato Alessandra Collò e Caroline Gavazzi, con anche un lavoro tridimensionale, e quindi ovviamente ero un po' spaventata, perché io, come giovane galleria, ovviamente non conosciuto, ovviamente avevo paura. E invece mi sono ritrovata davanti a un pubblico, forse il pubblico anche olandese, il pubblico nord europeo, naturalmente un pubblico molto colto, formato e molto colto. E quindi il riscontro è stato veramente, veramente ottimo, devo dire, veramente al di là delle mie aspettative, ecco. E poi quello che mi ha stupito è che, al di là ovviamente delle persone che si possono anche permettere poi di comprare la fotografia, c'è un interesse incredibile, cioè comunque arrivavano, poi i pubblici cambiano a secondo dei giorni della fiera, ma anche i giovani che magari possono permettersi soltanto un librino da qualche decina di euro, comunque ti facevano un sacco di domande, guardavano, erano curiosi. Molto interessati. Sì, molto, molto, è veramente un altro pianeta, trovo, sì. Sì, assolutamente, ecco. Bene, allora grazie. Grazie a voi di questa intervista. E quindi vi invito a venire a vedere questa bellissima mostra in questo piccolo posto, dico piccolo, ma è veramente una specie di bomboniera molto suggestiva, quindi raccoglie le impressioni di tutti con grande impatto. Grazie, vi aspetto.